oggi mi volevo suonare, almeno oggi. Ehi. Sì, ma come sta accettato Rocco, non è facile. Che c'è? Che trovi di strano? Provo... No, io mi sono abituato così, Rocco dice che è molto dura, io comunque mi ci sono abituato. Cioè io almeno da profano, io non capisco un cazzo, io guido come mi trovo. Però vedo che dietro... Mimmo, è troppo basso, siamo... io ti sto inquadrando per dare riferimento al cozzolino. Perché? Cioè tu stai col ginocchio piegato e tieni il piede completamente a terra. Cioè non esiste. Ti ha fatto un chopper. Capite che se io dovrei caricare questa cosa diventa una... Non è vero, Mimmo. Non è vero, perché tu adesso stai lavorando sulla parte, tu lavori con la piena molla, col pieno K della molla, lavori nella parte della sospensione più dura e quelle reazioni sono proprio perché tu o arrivi a fondo corso o qualcosa di simile. Ma provo a togliere un po' di bassa velocità. No, tu devi prendere le misure, Rocco, allora, ma se c'è sito tu è... Ma ci posso provare sullo sotto? Assetto tu soltanto, penso che... Fondo corsa. Do fondo corsa? Penso proprio di sì. Allora non la posso buttare. Prova a saltare in coppia. Però... È comodo. No, Mimmo, non esiste. No, ora vorrei buttare in coppia. Sì, ho te ancora, però sai già, sì, a partenza sei da fermo stai così. Comunque bella morte. È un quattro, stai variando, Ah, coppia severa. Ancora ottena, come va comunque? Ah, è certo con te. È certo con te. Oh, comunque vai bene. Diciamo di sì. Comunque non mi trovo con l'anteriore, tengo qualcosa, ma non lo so se sono io o è la moto. Ma penso più, mo se... A Rocco ci è piaciuto, mo dai via. Che dite? Stavo qui già, faccio fare un bel uno prezzo a Mimmo. Raga, ma ci piano pure di. Non potevo tirare, ma perché la risposta è diversa della pompa, quindi magari agevo un po', però con troppa forza. È morbido assai, almeno per me. Ma per me no. Per me avanti direi che è perfetto, e dietro giustamente che... Secondo me tanto dura, poi non è, perché comunque molleggio, cioè non è carisce. Comunque, quando tieni caccato, su questo terreno qua, quando tieni cavalli ci metto adesso. I cavalli qui sono divertimenti, Rocco. Non so chi è, cioè guarda qua. Poi per esempio a te sai qual è il tuo discorso, Rocco? Tu sei comunque pesante, qualche cavallo in più, ora è 50, tu hai sentito un video Romegano, se sento un motore mio, io un motore mio non ho tirato, per niente, sento un motore dove tu stivi sempre. È ovvio, no? Stiamo in un momento 30 kg di differenza, perciò, io per stare al tuo passo. Perciò ti dico, cioè tu sul 2,50 lo fai soffrire il 2,50. Cioè mi metto 4,50 là sotto, ma trovo solo un motore, che dice molto. Come estensione come la vedi? La devo chiudere ancora? No, è bella lente. Ma non è proprio questo che magari lo fa scalciare. No, lo fa scalciare il fa... Sì, può essere che questo... Perché? Perché sei già così basso e l'estensione così frenata, rischi che... Rallenta, la lascia sempre troppo bassa, capito? Quindi la apro un po' che proviamo. Magari l'aprirei un poco perché solo perché lavori troppo basso. Questo è tutto. Però Mimmo, devi usare misure standard e dalle misure standard fare piccole regolazioni. Però c'è poco, però ha una regolazione bella allineata. È lineare. È un enduro. È un enduro vero, scusa. Dammi un cacciavite, ce l'hai dietro? No, penso che abbia il Rock. Vedi, apri qua mi sembra la prima cerniera. Ecco. Fortunatamente la spalla non mi dà sicurezza, perché se mi serve un controllo la spalla non ci sta per lavorare, però... Ma apro due clic qua. E tre qua. La compressione? La compressione lenta? No, io la chiuderei più che aprirla, tu già stai bassa. E Marocco dice che Andrea dice ma perché stai già basso, non l'assorbi.
secondo me, poi Mo' chiudi quei tre che hai tolto, dagli in altri due. Addirittura. E tu chi smo ciarlo? Ok, e provi, se non ti trovi bene la... Perché se tu lavori già così basso e la fai lavorare ancora, gli permetti di scendere ancora di più, che deve lavorare più sta sospensione? Io poi ti vedo che... Vabbè, però quello è un terreno strano, Rocco, se non ti abitui all'idea di questa anteriore... No, ma c'è un po' sciolto, ogni radice mi pareva in terra. La sciottezza sulla moto non la vedo, ti vedo teso, capito? No. Sto teso perché ogni radice mi pareva in terra. Appunto, allora tu, visto che vedi le radici... Quella è una È un discorso pure, al di là della guida, è un discorso pure di abituarsi, perché sì. Se mi capita una radice storta, che mi fa partire, però va in terra. È più pericoloso prenderla anteriore, cioè se tu invece ci salti sopra, che passi con l'anteriore alzato e ci salti sopra, dietro risponde diversamente. Se troviamo queste moto, non ti mettere in bagarro con loro, Mimmo, perché... No, te lo spiego, perché questi qua non danno strada, se ti devono tagliare la strada te la tagliano volentieri, capì? Sono particolari come guidano, cioè caso un po' criminaletti, diciamo così. Andiamo? Ok. Ci andiamo a fare parte, saliamo, ci facciamo una parte divertente. Difficile, mo ci andiamo a fare solo quel salitone famoso che con questa lo dovresti fare. Arriviamo là, poi ci andiamo a fare l'asfalto e ci vuole un salitone di sabbia che bello. Yeah.
buongiorno. Differenza. Un attimo solo perché qua la spalla mi ha fatto il poco male. Pensate
ragazzi, fatto piano piano, e questa qua se la facevo di terza a cannone, non me la sentivo proprio senza giù. Infatti mi ha tornato a fare. E rifatto, l'hai scusa allora. E se è bello. Quando vado sotto, cioè che tengo il braccio troppo alto rispetto alla spalla, e scatta come se mi tirasse. Però va bene così. Tu Anita sei deteriorato ancora, eh? Non è che te ne certi gomma. Non era fantasia, però Anita sei innanzi. Nel frattempo faccio una pisciata. Però si è congelato un po' questa seduta, hai visto? È compatto, cioè, secondo me è sceso tanto terreno, ha parato tutte cose. Lui faceva i buchi a natura a parte. Comunque capite, questa marcia ti è sembrata eccessivamente lunga. Hai capito? Siamo in 48 e 47. Cioè penso che stavo 13.50, poi 14.50, 14.47. Un abisso proprio. Come cazzo camminavo all'inizio? Tu 13.50 eroi proprio, tenivo un trial. Vai, vai, dai cazzo, dai! Bello, sta zumbando proprio. Saltellando, bellissimo, così sì che mi piace, che goduria. Andiamo? Spegni che tieni un po' di temperatura. Quando giriamo qua, dimmi chi se caccia a mettere un coso là, quello là rosso o paraflu, che porta l'ebollizione a 120. Fai paraflu nella giusta proporzione acqua paraflu e vedi che non tieni più problemi. Mimmo, qua quando giriamo a destra, come giriamo a destra, cerca di prendere un po' di velocità e di mantenerti o tutto a destra o tutto a sinistra, perché al centro ci dovrebbe essere un canale che se ci vai a finire non lo superi, a meno che non ci arrivi con una grande velocità. Se arrivi veloce ci puoi passare pure a centro, ma tutto è vedere come sta combinato il terreno. Aspetta che bevo un attimo. Perché ha fatto molta acqua, penso che si è chiuso pure il canale. Fanno dopo, viaggio passato, si pazzo. Ma che è passato? No, no, chi l'è chiesto il ruscalino micidiale, perché quello poi è farinoso. Voglio mettere la ruota a fuori canale. Aspetta che secondo me stanno scendendo in bicicletta. Se mi riesco a mettere a fuori. Voglio mettere una mano, non ce la faccio solo lì, non mi riuscite niente. Aspetta, ci riprovo. No, 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 non scendere, bastardo. Lo so io com'è. Oh, voglio salire, com'è? Non mi riesco a mettere un po'.
E non riesco a fare forza papà a spalla passata. Mantieni? Vai. Aspetta, non ci appoggio qua. Cazzo, mi sento imbranato. Guarda sta pianta. Se ha chiappato un cane, non ha zaccito un cane e poi ci domani. Non esiste proprio. Non esiste proprio. Vieni qua, vieni. Sta tutto bagnato. Siamo andati tre moto, dati tre moto. Ma hanno sentito pure noi la voce, infatti già c'eravamo. Ma non ti preoccupare perché noi la velocità non è. Hai visto come sa Jim? Sai di veloce, non so. Funghi? Ma chi se non è ferito? Penso di che ci immaginassi che non c'è stanno proprio lo che deve la telecamera la telecamera e beh che c'è magari c'è la bocca c'è che si mette pure la fascia si mette pure un bit si mette con più pulsa la roba come andiamo a fare l'escursione pure noi ci abbiamo un po' vai vai non ti preoccupare mi puoi girare a sinistra siamo per l'asfalto no che sta Jim poi noi poi giriamo prima ah girare ancora prima poi arrivo in coppa e vai per l'asfalto va bene per l'asfalto vai vai abbiamo troppo è solo un piccolo tratto lo so